Ragazzi, buon modo dei e bentornati in un nuovo episodio di Palworld. Incredibile! Per quanto vedete questo video sarà passato veramente tanto tempo, perché pensate che adesso nella timeline del Godoverse è uscito per voi il finale del capitolo 3 di Poppy Playtime. Io ho già registrato 4 episodi di Palworld e 4 di Elden Ring, che devono ancora uscire sul canale, quindi probabilmente noi abbiamo un gap temporale di almeno una settimana a 10 giorni. Devono uscire anche i 2 episodi delle 4 chiacchiere di God. È finito l'arco narrativo, è iniziato l'arco narrativo nuovo, sono tornati questi personaggi stravaganti. Se avete visto lo special che vi consiglio di vedere tra King e Castori vari, qui non ci si annoia mai, anzi la nostra famiglia si sta allargando sempre sempre di più. Beh, ci sono state delle perdite, come dicevo in video scorsi, però beh ragazzi, il ciclo del Godoverse è anche questo. Mentre io su Elden Ring sto farmando tutta Sepolcrite per fare in modo che nel prossimo episodio che voi vedrete andremo a esplorare, io in realtà l'ho già fatto, però per voi sarà un episodio nuovo, Gran Tempesta incredibile, qui vi avevo promesso che avrei fatto delle piccole modifichine incredibili e saremmo andati finalmente a scoprire cosa diavolo c'è in quella torre. Ci dovrebbe essere a quanto pare il primo boss, che ci diceva la nostra amica cacciatrice qua sopra, il team Galassia dei Poveri. Intanto vi faccio vedere la quantità di sfere pal che ho. Ho 262 sfere palle, e voi direte come fai a avere tutte queste sfere palle e frecce? È semplice, ho scoperto che queste due volpine, vabbè in realtà è lo stesso pal, però se lo mettete per due vi duplica tutte quante le cose incredibili. Lui, a differenza delle pecorelle che vi fanno la lana, loro due vi fanno, guardate, sfere pal e frecce, e qualche volta pure i soldini. Mettete due di queste bellissime volpine, io ho chiamato una volpe e una pixie, mi pare che il suo nome è pixie. Poi altra piccola modifica vi faccio vedere, ho messo finalmente la macchina per far schiudere le uova, e adesso schiuderemo insieme un ovetto verde, perché non è che ho uova leggendarie incredibili. Vediamo che ci troviamo dentro. 3, 2, 1. Pensate a quanto tempo che non gioco, non mi ricordavo che dovevo premere. Ah, un doppione di Nossom. Non ci faccio niente perché ce l'ho già. Ne ho trovati due in realtà di palle che non avevo nelle uova. Sono nell'altra base, non ve li posso far vedere. Comunque sono un pinguino con il cappello da capitano, che sembra l'evoluzione di questo pinguino qui. E poi un gatto gigantesco viola, che è veramente inutile perché non fa niente. Qui la nostra casetta è sempre uguale, però c'è una piccola chicca che vi voglio far vedere. Allora, lentamente, dato che a me questa base mi sta cominciando a stare un pochino stretta, devo costruire tante robe e come vedete lo spazio è quel che è. Io molto lentamente, guardate che sto costruendo, spero per il prossimo... No, ho sbagliato. Spero per il prossimo episodio di finirla, massimo quello dopo, perché ammetto che ci vuole un po' e la vorrei fare un po' carina. Guardate che sto costruendo esattamente qui sotto, qui la nostra vecchia base, guardate un po' qui sotto. Sto costruendo una nuova base in un posto veramente gigantesco. Qui posso costruire tutto... Pensavo di essere morto. Posso costruire veramente tutte robe belle. Ho fatto una casa decente. Eccolo qua, questo è il pinguino, guardate, è bello. È bellissimo lui. E poi l'altro è il gatto viola, che eccolo qua, questo qua, che si chiama Green Tail. Vabbè, che pure lui, vabbè, un po' sus. Però il pinguino, questo è bellissimo, questo lo porterò al livello massimo, guardate, è bello. E qui, come vedete, la casetta si sta costruendo. Il mio piano è mettere delle casse qui dentro, che ci metto solo le cose importanti, perché giustamente... Diciamo che hanno un piccolo vizio su sei palle, cioè di mettermi sempre nelle casse che io tengo per oggetti importanti, la legna, le rocce, bla 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 bla. Quindi gliene devo fare talmente tante qui fuori che mi occuperanno per sempre quelle e non mi metteranno più tutte quelle cose nei punti in cui vorrei metterci cose un po' più su, se tipo le uova o cose incredibili. Allora, fammi fare una mangiatoia, così hanno fame giustamente. Qui ovviamente calcolate che devo smontare tutto quello che ho sopra e metterlo qui sotto, quindi immaginate quanto tempo ci metterò. Ci metterò veramente una vita. Più che altro non è che cambia tanto, però effettivamente guarda quanto è gigantesco sto piazzale. Qui ci posso fare veramente tanto. Ad esempio ho sbloccato il ranch, ma per mettere il ranch serve una marea di spazio. E qui piano piano quindi costruirò tutta quanta la base sopra sotto, e ve la farò vedere nei prossimi episodi sicuramente. Allora, qui ci lasciamo i nostri amici palle incredibili. Allora, facciamoci una bella dormita, ci prepariamo e possiamo andare all'esplorazione. Vorrei fare una piccola esplorazione. Ah giusto, vi devo far vedere che ho catturato il King, che fa ridere perché adesso che è uscito lo special fa ancora ridere. Guardate, vi faccio vedere. Abbiamo catturato il King, guardate quanto bello. Me lo dà rosso perché effettivamente è sia un boss sia tecnicamente sono sottolivellato, perché devi essere sempre almeno penso 2 livelli sopra. Me lo dà rosso, però diciamo che obbedisce ai comandi. Nell'altro episodio mi era morto male il King, adesso l'ho catturato. Poi abbiamo sempre la nostra Queen, abbiamo King, Queen, Neko, è fortissimo perché avvelena, è Shota incredibile, e abbiamo Tempesta che è la mount volante. Però vorrei fare un cambio sus, quasi quasi potremmo sostituire Neko con lui. Sarei curioso di provare a catturare il mammut, ma livello 33 mi dà l'idea di essere veramente tosto il mammuttone. Quindi per quanto riguarda tecnologia, qui mi sono lasciato un po' di punti perché non so quali oggetti mi possono servire, quindi li tengo, così almeno quando saliamo di base so quali oggetti prendere. Mi incuriosisce questo, capsula di potenziamento PAL. Forse con i doppioni di PAL ci fai i potenziamenti sus, non lo so, lo scopriremo quando avrò 2 punti viola. Quindi ho sbloccato il ranch, che è per far accoppiare i PAL, però non lo posso costruire qui perché la base è troppo piccola, quindi già schiuso.
due uova in un video, ragazzi. Vediamo che ci trovo dentro. Ribanni. Oddio, ma che dolcezza, bellissimo. Allora, direi di iniziare la nostra esplorazione incredibile. Allora, mammut, come dire, eviterei di catturarlo, perché mi dà l'idea 38, è troppo forte. Questo l'abbiamo catturato, quindi vi risparmio di ricatturarne un altro. Poi certo, mi direte, ne devi catturare 10. Tra l'altro, quanto cavolo è grossa la mappa di Palworld. È gigantesca, mi ricordo la prima volta che ho visto la mappa di Elden Ring, a proposito. Qui mi dice che c'è una chiesa abbandonata, che vorrei andare a esplorare, quindi andare subito qua. Tra l'altro c'è pure il villaggio che non ho mai esplorato. Vorrei fare un po' di esplorazione. Eccolo qua. Questa era la prima cosa che volevo esplorare. Esploriamo un po', va? Questo accampamento mi dà di sus, vai. Facciamo divertire un po' neve. Ok, tanto che neve fa casino. Vediamo un po' attorno che succede. Beh, penso ce la farà neve a sterminare questi tizi, al 20, eh. Ah, sono già morti tutti? Chissà se tutti i val possono diventare delle mount. Che abbiamo trovato i proiettili, anche se non abbiamo ancora armi da fuoco. Questo non è lo stesso che abbiamo trovato nell'uovo adesso? Ah sì, è un altro ribanni. Si possono trovare anche i pali in gabbia, beh, giustamente. Scusate, perché c'è un pinguino su un albero? Tutto bene? Ma l'hanno impalato o è buggato? Credo sia buggato, mettiamo fine alle sue sofferenze. È stato molto triste. Mi sono gustato poco l'alpaca, diciamo, per correre nelle praterie, perché effettivamente abbiamo sbloccato subito dopo il volo, quindi insomma è un'altra cosa. E ripeto, questo mi dà l'idea di essere una mount molto lenta. Ah, è vero, ecco che mi è venuto in mente. Questo qui, ne ho trovato uno pure vicino, diciamo, all'accampamento nostro, di questi luoghi sus. Non ci sono mai entrato. Mi danno l'idea di dungeon. Potrebbe essere un piccolo dungeon anche questo. Ne ho trovato uno, ripeto, pure vicino al nostro accampamento. Allora, io non so che livello devo essere. Livello 13, vabbè, entriamo, dai, facciamolo, dai. Primo dungeon, non l'ho mai fatto. Oh, Bonnie, Bonnie, oh, Bonnie. Oh, come funzionano i dungeon qua? Vai, grazie tempesta. Non so cosa aspettare, ma ci saranno dei pal fighi? Ecco, ho parlato. Che cavolo è sto coso? Fuddler. Una talpa? Ma è bellissimo. Sì, no, no, è che non voglio ucciderli perché vorrei catturarne una almeno. Ok. Fuddler, ma che carino. Quindi sì, si trovano nei dungeon anche pal sus. Infatti io quella talpetta non l'avevo mai vista fuori. Mai, mai, mai. Tutti i minerali incredibili, vabbè, ora non metto a farli tutti perché altrimenti ci stiamo fino a dopodomani. Ci sarà tipo un boss in un dungeon. Cacca! Chilamari! Ma che bello! Ma sono bellissimi questi pal! Ma sono bellissimi i pal che si trovano. Ma dai, è un calamarino! No, ti prego! Sei bellissimo, ti prego! No! No, è bellissimo! Chilamari! E sono due pal, abbiamo trovato una talpa e un calamaro. Ok. C'era scritto che si resetta dopo un po', quindi sus. Ah, ci sono due strade. Allora, andiamo qua. Ok. Mi fanno troppo ridere i versi che fanno quando premono. Ok. Va bene, massacrati. Che figo i dungeon. Pensavo fossero molto più piccoli, tipo una grotta e niente. Io no. C'è tanta roba. No, ancora, continuo. Tutto cavolo è lungo. Ah, c'è un boss. Ma la domanda mia sarà: ogni dungeon ha il suo boss o possono cambiare? Cioè, questo ad esempio è il dungeon dove trovo il gufo. Ma è proprio lo stesso gufo. Vabbè, che proviamo a catturarlo. Ce n'ho già tipo 5-6 di sti gufi. Oh, calma. Dai, gufo, vieni, dai. Dai, papà, va. 1, 2. Più di così lo ammazzo.
Con calma, tanto c'ho talmente tante sfere. Lo devo uccidere a forza? C'ha 3 di vita, vi faccio notare. Ok. Ce n'ho 7, pensate voi. Non c'è un tipo uno scrigno o qualche cosa? Ah no, ecco, ok, sono 2 scrigni, ok, ok. Vediamo un po'. Progetto, susta. Ciondolo offensivo. Ok. Ciondolo offensivo. Ah, wow! Un accessorio aumenta di poco la... Ah, è un trinket! Wow, figo! Figo! Ok, fighissimo! Divertentissimi, Dungeon! Ma quindi la mia domanda su se si resetta dopo ogni tot, ogni quanto si resetta? Ogni, no, insomma, circa ogni 10 minuti. La mia domanda su se si resetta spesso, il drop finale sarà diverso, spero, no? Più lo fai, più magari sei fortunato e trovi cose intriganti, no? Devo fare un'esplorazione, un po' di backtracking, l'area della, insomma, che conosciamo noi, perché secondo me mi sono perso un sacco di queste statue qui, che aumentano gli HP, aumentano le abilità, insomma, fanno un sacco di cose. Sono indeciso a questo punto se andare sulla torre oppure andare a fare l'altro dungeon a sto punto. A sto punto catturiamo, eh. Vai tempesta, cioè alzaci tu. Già che lo ammazza, eh? Ok. Andiamo con la nostra mitica torcia. Ma forse ce la facciamo? Ma che fortuna. Facciamo catturarne uno? Non ricordo quanti ce n'ho di questi. Non lo sapremo mai. Ma che possiamo potenziarci? Io sono indeciso. Resistenza, attacco, velocità o peso totale. Facciamo HP, va? Mi sa che la torre la facciamo la prossima volta, perché è pure tardi, mi sa. Tanto ho scoperto che con i soldi ci puoi comprare delle cose su dei mercanti, però mi è venuto un mercante a casissimo, pensavo su un bandito, lo stavo per ammazzare, invece ho scoperto che vendeva delle cose per fare le torte, cose strane. Vediamo un po'. Io dico che è un pinguino. Il boss ci ho trovato dentro, wow. A questo punto direi di fare l'altro dungeon. E nel prossimo episodio faremo finalmente la torre. Sì, lo so, sto evitando la torre come l'inferno. E che, non lo so, qualcosa mi dice che da una parte forse non è difficile, perché sai, no, è la prima torre, quindi magari il primo boss sarà facile. Però è anche vero che, anche se il primo boss, mi dà l'idea che sarà qualcosa di incredibilmente potente, diciamo. Allora, se ricordo bene, l'altro dungeon era qui dietro. Qui sotto si torna nella zona del tutorial, questo l'avevo esplorato. Eccolo qua, spero non sia di livello 50. No, livello 13. Ok, possiamo entrare? Entrare in dungeon. Ok, vai! Come ha fatto a ammaccarlo? Però vabbè, facciamo domanda. Usiamo il King, va? Che giustamente non guardate grosso, che non l'avete visto. Li avete visti tutti quanti i pal che uso, però giustamente il King non l'avete visto perché nell'altro episodio non c'era. Vi faccio vedere quanto è bello il King. Guarda che attacco incredibile che fa il King. Guarda qua. Però non è che mi ubbidisce tanto, perché giustamente sono basso di livello per lui. Quindi sono, vedi, sono diversi, non sono tutti uguali, vedi? Forse sono tipo i dungeon di Bloodborne. A voi ha risorse qua, eh. Mettiamo un palo un po' più piccolo, Mettiamo Queen, va? Yeah. In realtà ha senso, perché il gufo che abbiamo catturato poco fa, che era il boss del dungeon di prima, è più forte del gufo random che catturi. Cioè, insomma, ha senso. Ok, no, qui non ci siamo andati. Ok. Un cinghiale boss. Vabbè, ce l'ho pure lui, però insomma. Ce l'ho anche lui, Ce l'ho... Credo sia morto. Ah, si è quasi suicidato. Vediamo un po' se riusciamo a catturarlo senza che me lo ammazza. Facciamo prima così, vabbè. Ha fatto la sua scelta. Ok. Fantastico. Vabbè, divertenti. Immagino che andando avanti ci saranno dungeon sempre più difficili, quindi posso solo godere che sono facili questi. Ma che belli. Io mi ricordo che questo gioco è in accesso anticipato.
Ah, ok, frutto della tecnica elettrica. Ah, ok, sus, vabbè. Un frutto e un altro papirotto viola che forse ci costruisco cose incredibili. Ragazzi, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. È stato un episodio abbastanza tranquillo, abbiamo iniziato a fare i dungeon, che è una cosa simpatica, infatti penso che questo episodio lo chiamerò dungeon incredibile. Ragazzi, ricordatevi che il tempo è distorto sia nel Godverse sia nell'ufficio dove produco contenuti godosi per il canale. Quindi ricordate, il tempo è distorto, mi ci farò una maglietta un giorno. Comunque, sono divertente, abbiamo fatto i dungeon, abbiamo fatto della casetta, prossima volta prometto che faremo la torre. Ragazzi, è godosi con voi e ci vediamo alla prossima.